La storia che voglio trattare oggi è un po' diversa dal solito. Sto infatti per raccontarvi uno dei casi italiani di rapimenti più celebri che vide come protagonista John Paul Getty III, un ragazzino di soli 16 anni. Ma andiamo con ordine. John Paul Getty III nacque a Menopolis il 9 novembre del 1956. Suo nonno era il fondatore della Getty's Oil Company, una compagnia petrolifera molto celebre e rinomata. Non si trattava dunque di una famiglia povera la sua, tutt'altro, poteva permettersi infatti una vita abbiente. Per questa ragione la famiglia si trasferì a Roma. Lì Getty III visse con la madre e il padre, John Paul Getty Jr., che aveva ereditato dal padre appunto il comando della compagnia petrolifera. L'idilio finì quando nel 1964 i genitori si separarono e lui restò a vivere con la madre nel quartiere dei Parioli, in un appartamento piuttosto comodo e sfarzoso. Per quanto Getty III da bambino fosse piuttosto tranquillo, crescendo mutò la sua personalità che si fece sempre più ribelle, amando la vita notturna ed era spesso in mezzo al caos. Venne addirittura espulso dalla St. George International School di Roma, poiché scrisse frasi poco cortesi nei confronti del preside sul muro dell'androne dell'edificio. Era solito litigare con la madre, in particolare a causa dell'abuso di cocaina che il ragazzo aveva sviluppato. Raccontò in un'intervista che proprio pochi giorni prima del rapimento aveva avuto un enorme scontro con la madre e dice: "Ero tornato a casa, le avevo detto di essere dipendente dalla cocaina. Lei si era messa a piangere." Gli anni 70 furono un periodo molto difficile per l'Italia. I rapimenti si sprecavano, in particolare a Roma, dove la mafia ormai da tempo si faceva strada a gambe tesa. Come abbiamo già detto, il ragazzo non godeva di una buona reputazione, essendo spesso coinvolto in qualche bravata. Quando arrivò la richiesta di riscatto, la gente iniziò subito a pensare che John Paul Getty III avesse inscenato il suo stesso rapimento per trovare un modo d'accaparrarsi alcuni soldi da parte del padre e dal nonno, ma erano davvero solo supposizioni. Nel mentre questa voce dell'inscenato rapimento girava, il ragazzo non godette di particolari comodità durante la prigionia. Il cibo era scarso, spesso veniva malmenato e fu costretto addirittura a scrivere diverse lettere alla propria famiglia, dove implorava di pagare un riscatto fissato a 18 milioni di dollari. "Cara mamma, da lunedì sono nelle mani dei rapitori. Ti prego, non mi mettere in pericolo e non credere che sia un gioco che ho organizzato io. Cerca di metterti in contatto con i rapitori o mi taglieranno un dito." Se la famiglia non si fosse decisa a pagare, dicevano le lettere, a Getty III avrebbero mutilato il ragazzino. Sia il nonno che il padre del ragazzo si mostrarono però piuttosto scettici sulla situazione e cominciarono a pensare che la storia del rapimento potesse essere una stupida messa in scena. Per rintracciare il nipotino, quindi, Getty ingaggiò un celebre agente della CIA. L'idea del nonno era proprio quella di scoprire dove il nipote si nascondesse e di far saltare tutta quella situazione. Paul Getty III allora venne costretto a scrivere un'altra lettera alla famiglia, una lettera che conteneva un ultimatum: se non avessero pagato quella somma entro 15 giorni, avrebbero tagliato un orecchio al giovane. L'unica ad essere effettivamente preoccupata per il figlio dopo quella lettera fu la madre, che fece il possibile per mettersi in contatto con i rapitori, ai quali cominciò ad assicurare che avrebbe preparato la quota, implorandoli di non toccare il figlio e di non torcergli nemmeno un capello. Il nonno, su consiglio anche della polizia, si rifiutò nuovamente di pagare. Si pensava infatti che darla vinta ai rapitori avrebbe portato solo ulteriori richieste e non alla liberazione del ragazzo. Il nonno della famiglia Getty precisò anche che di nipoti ne aveva ben 14 e quindi sarebbe stato del tutto inutile mostrarsi accondiscendente al pagamento del riscatto. "Se pago per uno, metto in pericolo tutti", disse. Il 10 novembre del 1973 venne consegnato un piccolo pacco alla
alla redazione del quotidiano romano Il Messaggero. Conteneva proprio l'orecchio del ragazzo, già in procinto di decomposizione, visto che era rimasto a lungo in quella scatola. Infatti, era stato recapitato con un ritardo di 28 giorni a causa di scioperi delle poste. Ghetti raccontò del dolore lancinante che sentì mentre il suo orecchio veniva mozzato. Mi fecero mangiare 4 bistecche di notte e mi fecero andare a dormire. Mi svegliarono dopo diverse ore, sentivo che preparavano gli strumenti. Ho chiesto un fazzoletto per mettermi in bocca. Mi mise la lama contro l'orecchio. Ci fu un rumore come quello di un foglio strappato. Fu la cosa peggiore, quel maledetto rumore. C'è un limite al dolore e puoi sopportarlo se ti ci prepari. Assieme all'orecchio e ad una ciocca di capelli vi era pure un biglietto che minacciava l'amputazione anche dell'altro se la famiglia non avesse accettato i tempi e avesse pagato il riscatto. Presso la redazione de Il Tempo, un altro quotidiano romano, venne recapitata una busta che conteneva la foto del ragazzo con un orecchio mozzato e con il volto ancora gonfio e livido. A questo punto la famiglia Ghetti ebbe la certezza che il ragazzo fosse seriamente in pericolo ed il nonno diede il via libera per raccogliere i soldi per il riscatto, aiutando anche i genitori del ragazzo, prestando loro 2,3 milioni di dollari. Essendo però un uomo piuttosto ingordo, applicò, pensate bene, un tasso di interessi a quella somma prestata del 4% annuo. A me, inizialmente, questa notizia ha un po' scioccato, ma andiamo avanti. L'ex agente della polizia, che era stato assunto per trovare Ghetti III, si offrì di fare da intermezzo tra la famiglia ed i rapitori. Seguendo le loro istruzioni, il 12 dicembre del 1973, in una zona rurale della Basilicata, nei pressi di Rivero, lasciò la somma del riscatto ed il 15 dicembre del 1973 Ghetti III venne rilasciato sull'autostrada Salerno-Reggio Calabria nei pressi di Lauria. Vagò spaesato a lungo, ma fortunatamente un camionista, riconosciuto il viso dal TG, lo soccorse. Un anno dopo il rapimento il ragazzo si trasferì a New York e si sposò. Successivamente al rapimento Ghetti non si è mai psicologicamente ripreso. Il rapimento era stato il periodo più difficile della sua vita, un periodo difficile da dimenticare e che lo aveva affossato, a detta sua, ancor più nel turbine delle dipendenze, in particolare quella dall'alcol e dalla cocaina. A 24 anni venne colpito da un ictus proprio a causa di queste problematiche di dipendenza e rimase bloccato su una sedia a rotelle, semimuto e cieco. Ci pensò sua madre a prendersi cura di lui. Pensate, la donna citò pure in giudizio l'ex marito per la sua assenza e per non contribuire in maniera consona monetariamente alle cure del figlio Ghetti III. John Paul Ghetti si spense a soli 54 anni nel 2011. Ma arrivati alla fine di questo caso, la domanda è: davvero quindi John Paul Ghetti non aveva architettato il suo rapimento? Diversi anni dopo il rilascio, un'intervista agghiacciante, e cito: passavo la sera fuori con i gangster di Roma, gente che non dormiva mai, solo cocaina. Avevano sempre con loro delle mitragliatrici e stavano combinando grossi affari con la droga. Uno di loro mi disse che potevano addirittura rapirmi per chiedere alla mia famiglia un riscatto. Ero pronto a prestarmi al gioco per necessità economiche, perché quando vuoi la coca faresti di tutto per averla. Ho cambiato idea, ma ormai loro avevano già deciso. Molto probabilmente John aveva davvero pensato per un istante di organizzare il suo rapimento, pentendosene subito dopo, probabilmente rendendosi conto d'essere in un ambiente difficile. Lui era un ragazzino tra i criminali, uomini senza scrupoli che vedevano in lui un'occasione d'oro. Lo rapirono quindi senza troppe difficoltà, per poi serviziarlo, maltrattarlo e fare il possibile per tenersi i soldi. Masticarono Paul Ghetti III e lo risputarono fuori confuso, senza più la sanità psicologica, da solo su quell'autostrada. Si conclude così questo video. Voi che cosa ne pensate? Conoscevate questa storia?